Ciao a tutti, sono Simone Zanusso, per chi non lo sapesse. Oggi vorrei fare questo piccolo video. Non sono bravo a fare discorsi, sono più bravo dal vivo, forse. Così dicono. Ma mi sembra giusto e doveroso dover fare questo video perché voglio ringraziare un po' di persone per quello che ho potuto avere in quest'annata, nonostante sia stato un anno difficile. Ormai da 2 anni ho regalato le mie strutture con cui mi allenavo quando ero più giovane, le ho donate al Loop Park di Lignano per far skateare i bambini della scuola delle sedi Thank You Skateboarding. Da quest'anno, da quando mi è stato chiesto di dare una mano, alla fine sono diventato forse io il volto che la maggior parte delle persone riconoscono come l'SD Thank You Skateboarding, però non è tutto merito mio. Io sono solo l'ultimo arrivato in questa meravigliosa realtà. Tutto è cominciato nel 2015 grazie a un mio caro amico che ora vive in Australia, Julian Stefanel, che prima con gli amici, poi col passaparola ha cominciato a crearsi il suo piccolo giro di bambini che volevano imparare a fare skate, non solo qua in zona, è andato anche in Slovenia. Creava dei piccoli gruppetti per fare delle lezioni nei weekend, nel tempo libero. L'ho anche seguito un paio di volte, è stato veramente bravo. Tutto è iniziato senza l'associazione, senza niente, solo per la sua voglia di trasferire appunto la sua passione per lo skate. Dopodiché, dopo un breve periodo, ha deciso di partire per l'Australia. Nel momento in cui ha deciso di partire, aveva già un bel pacchetto di bambini. Uno dei primi a cui ha chiesto se volevo continuare questo suo progetto è stato anche io. Ma in quel momento non mi sentivo per niente pronto, non mi sembrava che facesse per me insegnare ai bambini a fare skate. E quindi non ho preso io le redini. Le ha prese Rudy Christine insieme a Roberto Codognotte, Marco Landello e altri ragazzi. Hanno fondato ufficialmente l'SD Thank You Skateboarding nel 2018 e da lì hanno cominciato questo progetto per spingere lo skateboarding nella nostra zona. E Rudy Cristian è stato lui il grande maestro che ha coltivato la passione dei nostri piccoli skater. Per motivi di lavoro alla fine non ha potuto continuare, mi ha chiesto un aiuto. E da lì, appena io l'ho cominciato un po' così per gioco, per dare una mano, non credevo che in realtà mi sarei appassionato quasi più a insegnare ai bambini di quanto sono appassionato io a divertirmi a fare skate. La soddisfazione che ti porti a casa quando vedi che finalmente riescono a fare quello che tanto volevano e magari è merito mio, è merito di chi gliel'ha spiegato che sono riusciti a farlo è qualcosa che è impagabile, non ha prezzo. Ringrazio anche Roberto Calzavara che grazie alla sua mini è iniziato tutto e poi grazie a tutte le strutture che io ho portato e che ho costruito appositamente per i bambini. Adesso mi pare che siamo oltre i 90 iscritti all'associazione ed è una bella soddisfazione, direi, no? Vorrei ringraziare tanto il caro Tino, sarebbe Roberto Codognotto, che lui è silenzioso, ma nel suo silenzio è molto preciso. È il mio compagno di viaggio d'ora in poi, e spero che lo saremo sempre e andremo avanti in questo progetto finché si può. Da quest'anno siamo istruttori federali, quindi siamo riconosciuti dalla Federazione Italiana. Beh, insomma, io credo di aver nominato tutti, se non ho nominato tutti quelli che devo ringraziare. Sappiate che però ci siete e vi ringrazio comunque. Spero di riuscire a portare avanti questo progetto ancora per tanto, tanto, tanto tempo. Speriamo che finalmente il comune ci regali questo skatepark con il quale potremo fare le competizioni, potremo insegnare in un altro livello ai nostri bambini a fare skate. E ringrazio i bambini, sono loro la mia forza, la mia carica, la mia voglia di andare e fare lezione, passare tante ore, la loro voglia, la loro passione, i loro occhi, la loro felicità, loro sono il mio motore. E ringrazio tanti genitori che fanno tanti sacrifici per portarli qua da noi, anche da molto lontano, a fare lezione. E quindi vi ringrazio tutti. Grazie, grazie, grazie e buon Natale e buon anno nuovo.